Il sistema era ben congegnato, studiato e verificato in tutte le sue parti, ma alla fine è stata la tecnologia, in particolare le telecamere posizionate agli accessi delle autostrade, a consentire ai carabinieri di Battipaglia di mettere le mani su due bande che si erano specializzate nel rubare automobili nella zona della Piana del Sele. Questa mattina gli uomini del comandante, il maggiore Eric Fasolino, hanno arrestato, la detenzione è ai domiciliari, 7 persone con l'accusa di furto aggravato e continuato. I 7 fanno parte di 2 distinte bande, una proveniente dall'agro nocerino sarnese, composta da uomini di Pagani, Angri, Sant'Egidio Montalbino e Scafati, l'altro proveniente da Napoli e Casalnuovo di Napoli. Secondo le indagini, i 2 gruppi sono ritenuti responsabili di 19 furti accertato di autovettura rubate a Battipaglia, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Salerno e Tramonti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i ladri la sera prima del furto effettuavano un sopralluogo per meglio capire le abitudini del proprietario della vettura finita nel mirino. Il mattino successivo noleggiavano un'automobile con cui raggiungevano la località dove bisognava rubare la macchina. Una volta in possesso del veicolo, a seconda del gruppo che operava, lo portavano a Scafati o a Secondigliano, dove veniva velocemente smontata. I pezzi venivano poi rivenduti con la complicità di commercianti di ricambi di auto oppure attraverso inserzioni online su noti siti web. Le tracce più evidenti sono state acquisite grazie ai dati dei sistemi di videosorveglianza, tra cui quelli installati sulle autostrade. I carabinieri hanno identificato le targhe delle auto rubate, individuando quelle delle vetture che le precedevano o lo seguivano. La successiva acquisizione del traffico telefonico delle zone interessate dai furti e del tragitto percorso dalle auto, confrontato con i primi dati ricavati, ha consentito di individuare le utenze telefoniche in uso agli indagati e comprovare la loro presenza nei luoghi in cui venivano rubate le automobili. Vi sono degli strumenti che ci consentono di venire a capo anche nei casi più complicati come questi, quando ci troviamo di fronte a dei gruppi organizzati. Noi abbiamo contestato anche il reato di associazione per delinquere, non è stato al momento ritenuto dai giudici, proprio perché diciamo ci troviamo di fronte ad una vera e propria organizzazione che è stato possibile smantellare grazie ai sistemi di videosorveglianza, all'incrocio con i dati telefonici. Voi sapete che i cellulari lasciano una traccia. Furti contestati sono 19. Uno di questi furti è stato consumato durante un furto in abitazione a Pontecagnano, durante il quale, oltre diciamo, a furto in abitazione stessa, è stata anche asportata un'Audi A3. L'attività in effetti prende origine da un'analisi del fenomeno, un fenomeno che può sembrare semplice, un po' come se le persone si fossero abituate a subire il furto dell'auto, ma che registra dei dati allarmanti a livello nazionale. Quindi abbiamo monitorato un po' quello che era questa fenomenologia criminale, in modo particolare nella Piana del Sele, per quanto concerne l'arco temporale che abbraccia il mese di novembre-dicembre del 2016. Attraverso l'interrogazione dei sistemi videosorveglianza presenti su autostrada abbiamo ricostruito il tragitto che queste macchine percorrevano. Successivamente siamo riusciti a identificare le persone che precedevano oppure seguivano le autovetture rubate e che raggiungevano i luoghi dove venivano commessi furti con autovetture di proprietà o noleggiate. Successivamente, con l'analisi dei traffico telefonico e dei tabulati telefonici, abbiamo dimostrato la loro presenza, il giorno e l'orario in cui venivano consumati i furti. Il raffronto tra il primo semestre 2017 e il primo semestre di quest'anno, i dati ci dicono che i reati predatori, che sono quei reati che incidono maggiormente sulla sicurezza percepita da parte dei cittadini, diminuiscono sensibilmente, intorno al 13%. In particolare i furti in abitazione, che sono quelli che sono ancora più negativi per i cittadini, diminuiscono addirittura del 16%. Di contro, l'attività delle forze dell'ordine, dell'arma in particolare, è sempre più incisiva. L'attività odierna dimostra che, appunto, l'attenzione che l'arma dei carabinieri ha per contrastare questi fenomeni di bande di spesso soggetti provenienti dalla provincia napoletana o anche da
dall'agro nocerino sarnese che compiono numerosi furti quasi a ondate.